VLTV, la tua TV, sul digitale terrestre e sul web. Servono risorse adeguate e linee guida precise per il sistema che in 20 giorni ha accolto 50.000 persone in fuga dall'Ucraina, in prevalenza donne e bambini, regioni, comuni, prefetture, terzo settore e famiglie. Uno sforzo generoso e non sempre ordinato che andrà messo a regime nella prospettiva che il flusso in entrata continui a questi livelli, con circa 3.000 ingressi al giorno. Sarà un decreto a definire la strategia. Con oltre 3 milioni di ucraini già fuoriusciti, c'è la preoccupazione di non farsi trovare impreparati. Le donne rappresentano la metà degli ucraini arrivati, mentre altri 20.000 sono minori. Le città dove si stanno orientando i maggiori flussi sono Milano, Roma, Napoli e Bologna. La distribuzione sul territorio nazionale è continuamente monitorata da Protezione Civile e Viminale per prevenire eventuali criticità. Per ora la grande maggioranza delle persone giunte dal paese attaccato dalla Russia si è sistemata in modo autonomo presso parenti, conoscenti e famiglie. Soltanto in 2.500 circa sono stati smistati nella rete dei centri di accoglienza straordinaria e del sistema di accoglienza e integrazione. Il Viminale, comunque, nella prospettiva di una crescita della migrazione forzata, ha avviato le procedure per nuovi 3.530 posti. La linea portata avanti è quella dell'accoglienza diffusa, evitando per ora campi e grandi concentrazioni, confidando in una pace che potrebbe spingere molti a rientrare in patria. Combattimenti sono in corso nel centro della città assediata di Mariupol, afferma il Ministero della Difesa russo, mentre tornano a suonare le sirene a Leopoli. Udite tre forti esplosioni nella zona dell'aeroporto civile della città. Le sirene suonano anche nelle regioni di Rivne, Volyn Ternopil e Ivano-Frankivsk. Un missile colpito dalla contraerea ucraina è precipitato su un palazzo residenziale nel quartiere di Podil, a Kiev, provocando un incendio con almeno un morto e quattro feriti. Il presidente Mattarella ha parlato in occasione della giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia da coronavirus. La data del 18 marzo 2020 rimane incisa nella memoria degli italiani, ha dichiarato. Alla memoria delle vittime ci inchiniamo. Nel dolore dei loro familiari si riconosce l'intera comunità nazionale. L'Italia si prepara intanto alla fine dell'emergenza. Dal 1 maggio stop all'obbligo del Green Pass quasi ovunque. Al via la campagna di sensibilizzazione di Astral, l'azienda che gestisce le strade regionali nel Lazio, contro l'abbandono dei rifiuti sulle strade. Tu fai la differenza, il nome scelto per sensibilizzare chi lascia rifiuti di ogni tipo nelle aree lungo le arterie della regione Lazio. L'iniziativa è ideata per mettere fine a comportamenti irrispettosi che causano vere e proprie ferite all'ambiente con situazioni di degrado, è stata presentata da Astral S.p.A. in collaborazione con la regione Lazio, alla presenza dell'assessore alle politiche abitative, urbanistica, ciclo dei rifiuti della regione Lazio, Massimiliano Valeriani, dell'assessore ai lavori pubblici, tutela e territorio e mobilità della regione Lazio, Mauro Alessandri, e dell'amministratore unico di Astral S.p.A., Antonio Mallamo. La campagna di educazione ambientale di Astral Infomobilità nasce dalla volontà di sensibilizzare gli utenti sulla sicurezza stradale e sul rispetto del patrimonio naturale. L'obiettivo, spiegano da Astral, è di responsabilizzare gli utenti per contrastare il reiterato abbandono di rifiuti sulle strade, un comportamento illecito che impone l'impiego di ingenti risorse economiche pubbliche per la raccolta, la pulizia e lo smaltimento dei rifiuti abbandonati lungo le arterie viarie regionali. Le cinque card che compongono la campagna mettono a confronto immagini di comportamenti scorretti con quelle che promuovono pratiche di vita positive per far vedere e capire visibilmente quanto l'azione del singolo possa davvero fare la differenza. Tu fai la differenza sarà promossa sia sui canali social di Astral Infomobilità sia sui canali social ed istituzionali della Regione Lazio. Sarà messa a disposizione anche delle 62 emittenti radiofoniche e delle 28 emittenti televisive che quotidianamente diffondono i notiziari e il TG di Astral Infomobilità. Scivola ancora il Messina e stavolta in casa tre giorni dopo il passo falso sul campo del Campobasso. La squadra dello Stretto viene battuta sul proprio terreno nel turno infrasettimanale della 32esima giornata del girone C di Serie C. Al Franco Scoglio vince il Catanzaro per 3-2, una sfida che i siciliani avrebbero dovuto chiudere con un altro risultato per rinforzare le speranze di salvezza. Un passo falso, il terzo di fila di cui due consecutive in casa, che lascia i giallorossi a 32 e con un futuro ancora incerto. La squadra di Ezio Raciti parte bene, va in vantaggio al 15esimo con Fofo. Si illude ma poi cade davanti a un Catanzaro che raggiunge il pari al 36esimo e al 46esimo si porta avanti grazie a uno svarione difensivo dei padroni di casa. Finale scoppiettante all'84esimo trova il pari ad Orante per il Messina, ma Biascia all'88esimo segna la rete decisiva che regala i tre punti alla compagine calabrese di Vivarini. Si blocca in casa il Palermo che pareggia contro la Fidelissandria sciupando una ghiotta occasione
per fare un bel salto avanti in classifica. Vantaggio dei pugliesi al 17° con Messina, pareggio nel finale dei rosanero di Silvio Baldini, che erano reduci dall'importante successo in trasferta con l'Avellino. Il Palermo è ora a 52 a meno 6 dal Catanzaro, che occupa la seconda posizione in classifica. Dobbiamo essere contenti per aver conquistato il pareggio, commenta Baldini, ed è tutto merito del nostro pubblico che ci ha sostenuto e incitato nell'intera partita. Non siamo stati bravi a chiudere tutti gli spazi e abbiamo concesso all'Andria di colpirci. Non possiamo essere questi, conclude il tecnico del Palermo, se vogliamo ambire alla promozione in Serie B. Pari anche del Catania tra le mura amiche contro il Campobasso, con la squadra dell'Etna che sale a quota 40, a solo meno 2 dai playoff. E risultato ad occhiali nella sfida tra Latina e Francavilla, con gli abruzzesi terzi a 55, gli stessi punti di Avellino e Monopoli. Avellino che, dopo la sconfitta interna di domenica contro il Palermo, va a vincere sul terreno del Taranto. Ancora una vittoria del Bari al San Nicola contro la Juve Stabia, e ora la capolista ha ben 12 punti di vantaggio sul Catanzaro. Vola infine il Foggia, che cala il Poker in trasferta sul campo della Paganese 4-1. La compagine di Zeman è settima a quota 47. VLTV, la tua TV, sul digitale terrestre e sul web.